Buonasera, un benvenuto dalla redazione di Venezia. Iniziamo con il consueto aggiornamento sui contagi da coronavirus in Veneto, dati riferiti da Azienda Zero, riferiti questa mattina alle 8. Sono 13.975 i nuovi positivi, con attualmente 716 ricoveri in ospedale, di cui 35 risultano essere in gravi condizioni. Ancora Padova, la città con il maggior numero di contagi, più 2.820. 26, seguita da Vicenza con un più 2.561 e Venezia con un più 2.417. E Venezia sembra essere una città inaccessibile a persone che devono muoversi con stampelle, con carrozzine e deambulatori. Sicuramente non è una città facile per le persone fragili, e lo spostare la sede delle visite di invalidità civile da Mestre ad Orsoduro ha fatto arrabbiare molti. A febbraio l'INPS e il comune avevano assicurato che la sede sarebbe rimasta a Mestre, hanno detto i consiglieri comunali Verdi Progressisti Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco, e invece le visite per l'invalidità saranno spostate da Via Fogazzaro a Venezia. I consiglieri chiedono un'interrogazione al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Finiranno entro l'anno i lavori per la messa in sicurezza di 140 posti d'auto nel parcheggio esterno di Forte Marghera. L'intervento, dal costo di 1 milione di euro, porterà a oltre 200 posti disponibili. Il progetto prevede anche la piantumazione di 50 alberature ad alto fusto e a un centinaio di piante palustri. L'utilizzo sarà destinato in particolare agli utenti del campo di atletica San Giuliano e del Forte. L'area prevede un più ampio progetto che comprende un percorso per bici e pedoni regolato da un semaforo a chiamata e una rotatoria, e 250 metri di nuova pista ciclopedonale lungo via Forte Marghera. Passiamo alla cronaca. Il questore Maurizio Mascio Pinto ha emesso 39 provvedimenti di DASPO all'allontanamento dalle manifestazioni sportive nei confronti dei tifosi coinvolti negli scontri dell'8 maggio a Venezia in occasione della partita di calcio tra Venezia e Bologna. 20 provvedimenti sono in capo ai supporter bolognesi, i restanti 19 invece nei confronti dei veneziani. Le violenze hanno coinvolto una sessantina di persone. Due gruppi che un'ora prima del fischio d'inizio della partita si sono affrontati con spranghe tra campo della Tana e Rio dell'Arsenale. La durata dei DASPO varia da 2 a 5 anni. Alcuni sono anche stati segnalati alla procura per l'ipotesi di reato di rissa aggravata. E oggi pomeriggio al villaggio Mare Marzotto si è parlato di disostruzione delle vie aeree nei bambini, un corso voluto dalla Direzione Generale dell'USS 4 Veneto Orientale, un corso gratuito a cui hanno partecipato in molti, non solo genitori ma anche nonni, con un team multidisciplinare di medici, infermieri e ostetriche che hanno spiegato come intervenire in caso di soffocamento da corpo estraneo. E il migliore teatro circo internazionale fa tappa a San Donà di Piave. Questa sera saranno sul palco in Piazza Indipendenza i performer cubani dell'Havana Acrobatic Ensemble. Domani toccherà agli artisti kenyoti Black Angels. Gli incontri saranno moderati da Alessandro Serena, professore di storia dello spettacolo circense e di strada. Si tratta di un percorso che si inserisce nel piano per le politiche giovanili finanziato dalla Regione Veneto, cui aderiscono 12 comuni e le scuole superiori del Veneto orientale. E per finire con lo sport, presentata questa mattina nella sede dello storico sponsor RBM la campagna abbonamenti dell'Humana Rayer per la nuova stagione 2022-2023. La Rayer si rinnova ancora una volta dopo aver scritto pagine indimenticabili dello sport. Per questa stagione tutti gli abbonamenti e i biglietti per le partite della prima squadra maschile saranno composti a sedere numerati. Gli abbonamenti saranno cedibili a terzi e per chi è disoccupato la tessera sarà a prezzo ridotto. Dalla prima all'ultima partita, sia per il maschile che per il femminile, la novità è il poterla vedere nel parterre dietro la panchina per godere di tutto quello che succede in campo. Sentiamo.
Sì, direi che quello che abbiamo voluto fare è provare appunto a far vivere un'esperienza, quindi un'esperienza particolare, perché sapete bene che in tutti questi anni, quindi dal 2006, il parterre non è mai stato, diciamo, oggetto di vendita, ma è riservato ai nostri partner, ai nostri sponsor. E questa volta abbiamo voluto fare invece, provare a mettere in vendita un'esperienza vera e propria, perché vivere, diciamo, la partita dietro alla panchina delle Reyer, quindi sentendo anche i giocatori, tutto quello che succede, penso sia un'esperienza che valga la pena mettere in primo piano e quindi mettere in prima fila. E per questo contiamo, insomma, di avere raggiunto un nostro primo obiettivo, che è quello di diversificare in maniera sensibile quelle che possono essere delle posizioni all'interno del Tagliercio più o meno, diciamo, interessanti. Ecco. Per quanto riguarda i giovani, lì la nostra filosofia è da sempre quella di puntare sui giovani. Cerchiamo di metterli nelle condizioni di poter accedere a un prezzo assolutamente, diciamo, competitivo, e proprio perché di fatto ci rendiamo conto che sono quelli che sono la parte un po' debole dal punto di vista economico, anche in famiglia, e quindi cerchiamo di agevolarli il più possibile. E anche per questa edizione abbiamo terminato. Vi ringrazio per essere stati con noi. La nostra mail è venezia@cafetv24.it per tutte le vostre segnalazioni. Mi raccomando, scrivete. Grazie, arrivederci.